se la canonica e la chiesa di Vico Faro e la parrocchia di Vico Faro sono diventate negli anni luoghi dove si delinque, si spaccia e ci sono condizioni igienico-sanitarie molto precarie, ha trasformato la chiesa in un centro profughi, un centro migranti, io non so veramente quali siano i motivi della sua querela. Così Susanna Ceccardi, che letteralmente se la ride della querela di Don Massimo Biancalani. Al suo indirizzo è quello del leader della Lega Matteo Salvini. Del resto ha annunciato Ceccardi una prossima visita a Vico Faro per andare a raccogliere le lamentele dei residenti in zona, sulla comunità sempre al centro delle polemiche e talvolta anche della cronaca. Io andrò a incontrare nei prossimi giorni i parrocchiani, gli abitanti di Vico Faro che vorrebbero riappropriarsi della propria parrocchia. Ceccardi, la candidata del centrodestra, visita il carcere di Sollicciano in una giornata di tour de force elettorale che prima l'aveva vista nelle aziende dell'Empolese e non risparmia strali nei confronti dell'uomo da battere, Eugenio Giani, e della corazzata che lo sostiene. Io vedo un Giani in grossa difficoltà perché cerca di smarcarsi dalle politiche che ha sostenuto fino adesso in Consiglio regionale e la giunta regionale che lui ha sostenuto, però la linea di continuità con il passato è evidente. Quindi credo che l'inefficacia, l'inefficienza delle politiche regionali che la maggioranza ha portato avanti e che Giani si appresta poi a dover rimediare parlino bene per lui e per quello che propone di fare.